nasce dalla passione per la musica hip hop e R&B per lo più americana dall'età di 13 anni, quindi è proprio una passione che mi accompagna praticamente da sempre, che poi sfocia verso i 16, 17, 18 con un paio di miei amici. Che credono molto in un progetto, loro partivano già molto settati sul sì, noi sappiamo, vogliamo sfondare, sì, no. Mentre io invece davo sfogo a questa passione in maniera più, purtroppo, meno sognatrice, perché poi c'era sempre un qualcosa sotto che mi portava coi piedi per terra, dovendo. Mi sono buttata nel mondo del lavoro giovanissima, quindi intorno proprio ai 14 anni, già da subito. Quindi l'idea era aiutare il più possibile la mia famiglia e lasciare un po' stare, no? Quello che potevano essere i sogni. Costava troppo sognare in quel momento, bisognava fare. E quindi avevo loro che spingevano un sacco e che credevano comunque molto in me, andavano, no? Sì, ma non vedi cosa stiamo creando, non vedi cosa hai creato, dai, puoi farcela, dobbiamo farcela. E io invece avevo un passatempo, una passione che io scrivevo i miei testi, andavo in studio, li registravo e poi me ne tornavo a casa mia, no? E quindi no, se andavo avanti, di qua di là, poi la cosa è andata un po' a scemare, appunto perché ci ho dato il peso, ma un po' non ce lo davo. E poi lì poi si è spenta un po'. È proseguita negli anni comunque la mia passione per la musica, quindi il continuare ad aggiornarmi con brani nuovi, sempre con le stesse passioni, quindi pop, R&B per lo più americano, anche se spazio. Arrivo anche al Giovanni Allevi di turno, mi piace molto. E finisce poi all'età che ho ora, dopo un'intervista che avevano fatto a Gue, dove risponde alla domanda: chi è la tua content creator in questo momento preferita? E lui risponde: Tami Tsunami. Subito dopo poi esprime, dice due parole che mi hanno fatto tanto piacere, quindi dice, quando una persona lo fa a quel livello, fa quello che fa lei a quel livello, fatto così bene, è da ammirare, una ragazza in gamba, quindi mette giù anche queste parole qua che mi hanno fatto molto piacere e che hanno dato un po' il via dopo a scambiare quattro chiacchiere e si è tramutato poi io avevo comprato già i biglietti per i concerti di Club Dogo da mesi. La prima proprio a fiondarmi e mi ricordo di avergli scritto e di avergli detto: guarda che molto probabilmente faccio un salto a vedere, no, ma prestigio che ci salutiamo, dai, mi vogliamo, faccio, dai, va bene, ci sta, abbiamo fatto una foto insieme, scambiato due chiacchiere anche con Jake, che poi mi ha iniziato a seguirmi e da lì ogni tanto tutti e tre nei DM sì, scambiava qualche chiacchiera giusto per. Avevano notato un po' questo mio. Perché io nelle storie metto sempre. Le accompagno sempre con della musica, no? Ogni tanto che parlo e condivido. Avevano notato questa cultura musicale anche di brani piuttosto vecchi e avevano espresso positività per quanto riguarda questa cosa qui. E poi questa mia passione ritorna alla ribalta ultimamente e mi portano a scrivere dura. E poi lì mi sono detta: bah, io ci provo, provo ad inviare il brano a Guebo, vorrei sapere che cosa ne pensa, mi piacerebbe sapere il suo parere. E lui si è espresso decisamente positivo e gli è piaciuto il brano e da lì abbiamo aperto la collaborazione. Allora io. Se lui non avesse accettato, io avrei proseguito, nel senso era una cosa che volevo fare. Quindi, la
lui è stato quella cosa figa in più che mi ha dato ancora più forza nel proseguire il progetto. Però no, era proprio una cosa che io volevo fare, cioè indipendentemente da tutto. Sì. Io volevo appunto creare, ho mandato il brano prodotto da Riccardo Scirè e ho voluto le reference che gli ho fatto presente erano tutte reference. Volevo creare una base funk, che si chiama proprio Baile Funk, che sta dilagando, almeno cioè, per quanto riguarda me, negli ultimi 2 anni l'ascolto tantissimo e vedo che è ancora poco esplorata in Italia, sta arrivando adesso. È proprio quella sensazione che ti fa ballare, Bello. ti dà proprio balla, balla adesso. E quindi le reference erano quelle. Poi, vabbè, Riccardo Scirè ha messo giù un strumental meraviglioso. E il brano, il testo, vuole dare potere a chi ascolta il brano nel sentirsi sicuro di sé, senza tabù, senza fregandosene di quello che possono pensare gli altri, dare libero sfogo alla propria sensualità, e da lì Dura, che mi rappresenta molto a livello di personalità. Poi Dura è una parola in spagnolo viene utilizzata anche come slang quando devi dire questa cosa è figa, questa cosa è sul pezzo, sta dura, è sta duro. E quindi c'è proprio quel mood che sta a significare. E poi dà anche questa sensazione dura, di strong. E quindi ho voluto mettere insieme tutto questo per lanciare proprio bene bene questa cosa qua, assolutamente. Quello che ho incluso anche nel videoclip musicale, perché appunto è Esatto. stato girato anche il videoclip musicale della canzone che uscirà il 2 agosto, ho introdotto anche molto del mio corpo, perché fa parte proprio, è arte, quindi ho voluto utilizzare anche questo. È la massima espressione di libertà. Quindi